Alla tutti ragazzi, lo Xyuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Oggi vi presento un doppio attacco super interessante in questo deck che, come vedete, utilizza la bellezza di 6 truppe. Piccone e domatrice di arieti come attacco principale, sostenuti da moschettiere, mago elettrico, principe nero e pipistrelli. Il tutto condito con 2 spell, la zap e la furia. Voglio farvi vedere come si comporta in arena perché è davvero super interessante. Siamo contro Yongon Dingaran del clan Sudomagodo. Andiamo giù a sinistra con il Peccone. Penso che aprirà con un Giant. Un po' sfortunati qui, eh. Mini pecca per lui. Mini pecca e principe cavaliere d'oro. Andiamo ad aiutare intanto il Peccone. Non dirmi che è il gran cavaliere. Ah, ok, va a perdere la torre? Ok, lol. Andiamo a togliergli la torre senza troppi problemi. Perfetto, con questo attacco direi abbastanza morbido. Peccone che ancora con l'effetto della furia può andare ad attaccare addirittura la torre principale. Bellissima qua ragazzi, la doppia hit che danneggia in maniera abbastanza pesante. Calmi perché sono dei problemi tecnici. L'importante era togliere prima la Valchiria in modo che non ci fosse problemi con l'effetto della furia del boscaiolo. Lasciamo andare il Peccone che purtroppo verrà killato dalla torre. Noi possiamo riprepararci con un nuovo attacco. Anzi, ci prepariamo con una difesa in realtà. Moschettiere. Giocherà il Cavaliere d'Oro, eccolo. Andiamo sempre a counterare, moschettiere vicino alla torre, che ci aiuta. Principe nero, comodissimo. Ci abbiamo qualche hit, ma niente di importante. E qui io personalmente partirei così. Con l'attacco, come vi anticipavo, pronta la zappa, anche se avrei voluto infuriare. Ma va bene anche così, va bene anche così. Teniamo piuttosto l'Elisir, moschettiere che dopo aver tolto il mini pecca può andare a colpire anche un po' la torre. Moschettiere su Valchiria. Siamo riusciti ad evitare che attaccasse immediatamente. Lo lasciamo andare, lo lasciamo andare. Abbiamo bisogno di difendere nuovamente. Principe. Ottime queste hit sulla strega. Vediamo anche il Peccone. Il mago elettrico vi ricordo che lo utilizzo a livello 11. Vai, andiamo, 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 andiamo. Forza Peccone, forza il Peccone infuriato. Forza! Andiamo, tiriamo giù il Pecchino. Ok. Mettiamo il principe nero sulla destra per prendere un pochettino di velocità. Portiamo indietro intanto. Perfetto. 2-1. Let's go! E andiamo a portarci a casa il primo game. Come vedete ragazzi, non era assolutamente difficile l'utilizzo di questo deck. Ci ributtiamo dentro nella mischia per vedere un pochettino come girano le cose contro Poilon dei Bidzire. Aia, livello 13 per lui, attenzione. Porca miseria, mi ha fregato. C'è qualche problemino? Ok, perfetto. Va bene, abbiamo subito un po' di danno da parte del suo... Ah, oh, questo lo usa il logbait. Ok. Scomodo questo deck da contrastare. Davvero? Veramente? 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 Ok, che palle. Adesso riparte con il col barile. Ok, questo è, potrebbe essere abbastanza difficile da counterare perché non abbiamo il tronco innanzitutto, che ci sarebbe super comodo. Potrebbe valer la pena preparare un attacco sulla destra. Domatrice. Ok, non ci li countera, quindi perfetto. Principe.
Vediamo se riusciamo con una zappa a togliere... No, niente. E la Tesla countera troppo bene. Niente, questa la perdiamo. C'è veramente poco da fare. Non credo che sarà possibile fare qualcosa di importante. Come vedete, non riusciamo assolutamente ad entrare nelle sue... a fare breccia nel suo campo da gioco. Allora, vediamo. Lui ha questa comodità che può sempre danneggiare con il barile. E con davanti, che ci dovrebbe aiutare. In realtà è stato taggato il nostro mago elettrico dal suo dalla sua gang di goblin, quindi niente da fare. E qui andiamo ancora. No, non è possibile vincere, quindi molto semplicemente potremmo semplicemente rallentare la disfatta, ma non vincerla. Vai. Vabbè, ragazzi, c'è poco da fare, dai. Niente, countera con tutto, quindi è così. Quando è così, sai che è così. Vediamo se riusciamo comunque a counterare. Perfetto. Non riesce a entrare a fare danni troppo importanti. Vorrei che i pipistrelli venissero... Esatto. Fosse la Tesla a taggare i pipistrelli. Quante Tesla c'ha? 12? Ok, siamo... Niente, guardate, non è possibile counterare. Non è possibile counterare, no, è troppo veloce. È troppo veloce, is too fast. Giocherà il Rocket? No, non ce la fa a giocare il Rocket. Questa non l'ho capita, ma io direi di sfruttare la possibilità di accelerare l'attacco. Vabbè, oh, quando è... Ok, che va sotto la domatrice... Bene. In realtà siamo un attimino portati comodi. Lui ha consumato parecchio elisir per la difesa qui, eh. Lascia andare il mago elettrico, come giocherà la Tesla? Bravo, non è stupido. Infuriare. Giocherà ancora il Vortex. E invece non lo gioca. Forza. Non posso fargli subire... qua se mi apre con il barile è scomodo. Davanti l'ariete da battaglia. Furia. Giocherà di nuovo la Tesla. Porcaccia banana. Vai. Non te lo faccio portare al one hit del Rocket. Vai. Guarda te come va a counterare questo. Ho fatto un predict così a caso. Beh, allora, innanzitutto c'è da dire che abbiamo counterato God, un log bait che era completamente super counter rispetto al nostro deck. Quindi non possiamo assolutamente lamentarci se non siamo riusciti a portarci a casa la partita, perché era una partita praticamente a senso unico dall'inizio. E chiudiamo con Supergirl dei Big God Russell. Vediamo un pochettino se riusciamo a rimandarla a casa. Pecca sempre da dietro, sulla sinistra. Gran cavaliere per lui. Una giocata super scomoda per me. Perfetto, questo doveva succedere. E intanto noi attacchiamo a destra. Vediamo se ha qualcosa per counterare. Non ha più elisir lui. Bellissimo qua l'impatto. Bellissimo l'impatto della domatrice. Potevo quasi infuriarla. Avrei fatto il max damage, ma va bene uguale. Domatrice che ha fatto malissimo lì, ragazzi. Malissimo. Torre a 1100.
moschettiere che subisce. È un peccato perdere il moschettiere così. Avrebbe potuto zappare il suo mago di fuoco, consumare due elisir in meno. Vabbè. Allora. Attenzione perché lui farà un attacco scomodo adesso. Ci sta che ha giocato il pekka adesso, il mini pekka. Ok, mago elettrico. Le torri mi aiutano. Riusciamo ad andare a fermare la sua strega, a recuperare qualche secondo, ma non credo abbia molto senso andare ad aiutare questo pekka, o forse sì. No, credo che non sia possibile. Allora Orco Giuda! Ok, questo è scomodo. Serve spostare assolutamente il suo scheletro gigante, in modo che il moschettiere poi si sposti a sinistra. Ah, è riuscito a farsi il moschettiere. Non abbiamo comunque subito danno, siamo ancora inviolati. La sua torre è a 1100 in alto a destra, attenzione. Strega di nuovo. Questa volta però abbiamo tempo per preparare il nostro attacco con il peccone da dietro. Vediamo se gioca il mini pekka, eccolo lì infatti. Devi dare un attimo una pulita. Dobbiamo aspettare che esploda il suo scheletro gigante. Con calma. Non possiamo farlo andare sulla torre? No, bruttissimo questo mago elettrico. Che sfortuna, mai giocare due truppe vicino. Vai, questa fa malissimo. Questa infuriata fa veramente male. 3,61 la torre. Io non so se ce la facciamo a counterare. Questi pipistrelli sono stati fondamentali. Lasciamo pure andare il mago. Non è un problema. Subiamo qualcosa, ma niente di esagerato. Devo volare. Vai. Let's go. Come vedete il deck tiene e come. Siamo riusciti addirittura a distruggergli la torre di sinistra dopo aver fatto un attacco incredibile a destra. Insomma ragazzi, io vi consiglio di provare questo deck. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale. Mi raccomando raga, lasciate un bel like, aiutatemi a crescere. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!